Storie italiane. Le galosce della fortuna. Il generale aveva la casa più grande e più bella di tutta la città. Quindi, quando organizzava delle feste, tutti partecipavano. Oh, certo che no! Il re Hans è stato il più grande della storia. Tutti allora avevano una vita tranquilla e semplice. Le persone oggi non si preoccupano nemmeno l'uno dell'altro. Oh, non sono d'accordo. Le cose devono continuare a migliorare e a crescere. E le persone se ne preoccupano oggigiorno. Guarda, così tanti ospiti si sono presentati per la festa. Ci tengono a me. Il consigliere sapeva che a nessuno importava del generale. Ma non sapeva che una volta che tutti se ne sarebbero andati, il generale si sarebbe nuovamente ritrovato solo nella grande casa. Bene, ora sono occupati, ma sono sicuro che sono venuti qui per me, non per il cibo. Sì, certo. Signore, ho paura che siamo senza bicchieri. Senza bicchieri? Che vuoi dire? Voglio dire che non ci sono più bicchieri per gli ospiti. Oh, sì, so cosa vuol dire. Lui ha appena detto... Zitto ora, vai a prendere quei nuovi bicchieri nel magazzino. Sì, signore, assolutamente. Il magazzino è la stanza più buia della casa. Qui vengono messe tutte le cose indesiderate. Ma nel magazzino della casa del generale stava succedendo qualcosa di più quella notte. Mi sento stordita! Sì, chi l'avrebbe mai detto che volare in cerchio fa girare la testa? Oh! Che cosa è successo, attenzione? Hai mal di testa? Hai fatto anche tu dei giri e giri. Ah, perché mai dovrei farti da babysitter? Sei l'assistente di fortuna, non la mia. Non è giusto. Oh, mi dispiace tanto, ma lo sai che Fortuna è in vacanza? Io sto solo prendendo il suo posto finché non sarà tornata. Ha detto qualcosa tipo... La fortuna deve essere accudita con attenzione. Ah, deve essere accudita con attenzione. Sì! Ah. Devi sapere, è il mio compleanno oggi. Va bene, forza. Allora faremo qualcosa di interessante oggi. Oh, sono felice che l'abbia menzionato. Ho già pensato a qualcosa. Aspetta, cos'erano quelli? Non li avevo mai visti prima nel magazzino. Questo è il mio regalo per l'umanità. Vedi? Quelle non sono normali galosce. Sono le galosce della fortuna. Chiunque indossi quelle scarpe ottiene tutto ciò che desidera. Loro cosa? Cosa? Che è successo? Non è la cosa migliore? No! Questa è una cattiva, cattivissima idea! Questo porterà solo problemi, grandi problemi. Gli umani non sanno quello che vogliono, non stanno mai attenti con i loro desideri. Oh, stai pensando troppo. Questa sarà una buona cosa, vedrai. Oh, vedremo. E lo vedrai anche tu. Su nella sala, gli ospiti avevano iniziato ad andarsene. No, 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 no! Quelle sono le tue scarpe! Guardale! Le tue sono proprio lì! Ma le galosce avevano scelto il loro proprietario. Oh, bene! Questo è quello di cui stavo parlando! A nessuno importa di questa città o del prossimo. Il generale si sbaglia di grosso.
Vorrei tanto tornare al tempo in cui governava il re Hans. Oh, oh! Davvero non avrebbe dovuto dirlo. Avrei dovuto dire al generale che tutti gli ospiti erano lì solo per la festa e non per lui. Ah, non è giusto! Come possono lasciare una pozza così grande proprio vicino alla strada? Dovrò pulire le mie scarpe ora. Ah! Dov'è finito il marciapiede? Ho girato sulla strada sbagliata? Aspetta, quando ha smesso di piovere? Ah! Guarda dove vai, ragazza! Tu guarda dove vai, ragazzo! Non dovresti andare a cavallo in mezzo a una strada! Ragazzo? Quanti anni avrà avuto quell'uomo? E cosa stava indossando? Starà andando a una festa in maschera dove tutti si vestono come qualcuno dei tempi antichi? Dov'è questa festa in maschera alla quale non sono stato invitato? Cosa stai facendo qui senza alcuna armatura? Eh? Questo è molto generoso da parte tua, ma non penso che dovrei andare senza invito alla festa in maschera. Una maschera cosa? E chi ha bisogno dell'invito per combattere una guerra? Il nostro regno è in pericolo, è nostro dovere proteggerlo con la nostra vita! La vittoria sarà nostra! La vittoria sarà nostra! La vittoria sarà nostra! Avete preso molto sul serio i vostri ruoli, devo dire. Non perdiamo tempo! Diamogli un'armatura! Non abbiamo così tanto tempo, diamogli una spada e uno scudo. Sì. Yeah. Ascolta, questo è un errore. Non sono un soldato, penso. All'attacco! Oh, è vivo! Mettiamolo nelle segrete! Lui è il nostro nemico! No, non le segrete! No, no! Oh, mi sono addormentato! Questo è vergognoso! Cosa hanno messo nel cibo? Ah, oh, ho sbagliato! Questi tempi sono migliori di quelli di Reans! A nessuno piace la guerra! Almeno adesso posso tornare indietro e dormire tranquillo sul mio comodo letto. Oh, chi ha lasciato questo sacco della spazzatura qui? Dovrei buttarlo via nel cassonetto. Chi le ha messe qui? È strano. Mi ricordo di averle messe dentro. Hm? Ora che sono qui, forse posso indossarle. I miei piedi sono freddi. Ah! Oh no! Ah! Un po' di più! Per favore, non dirlo! Per favore, non dirlo! Oh, vorrei che il mio corpo potesse passare da queste sbarre per raggiungere il sacco! No! Ma era troppo tardi! Oh! Che cosa è successo? Ah! Oh, questo è difficile! Come faccio a uscire da qui? Oh, sono bloccato! Oh, cosa faccio adesso? Vorrei che il sacco della spazzatura non fosse finito qui. Cosa? Dov'è finito il sacco? Desidera la cosa giusta, sciocco! C'è un fantasma in giro! Perché mi sta succedendo questo? Per favore, risparmiami! Vorrei non aver mai raccolto quella maledetta spazzatura! Ah, finalmente! Oh, stammi lontano! Oh, fantasma nel sacco! Fantasma nel sacco! Proprio mentre le fate pensavano che il peggio fosse ormai finito, la guardia arrivò di corsa. Cosa? Cos'è successo? Chi ha urlato? Non c'è nessuno qui! Che vita! Faccio una pausa per 10 minuti e qualcuno urla! Oh, di chi sono quelle scarpe?
Oh, wow! Sono così comode! Queste devono essere le scarpe del generale! Beh, non devo disturbarlo ora! È tardi! Posso restituirle domani! Quanto è fortunato e onorevole il generale! Una grande casa, persone al suo servizio! Che vita! Vorrei poter cambiare posto con lui! Lui è più fortunato di me! Che bella vita! Ho una grande casa ora! Le persone mi rispettano! Posso fare tutto ciò che voglio, quando voglio! La 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 la! Amo la mia vita! Il guardiano ora era chiaramente un uomo più felice. Ma per quanto tempo le ricchezze lo renderanno felice? Sono così annoiato e così solo! A che serve questa grande casa se devo vivere da solo per il resto della mia vita? Vorrei avere della compagnia. Quella guardia è molto più felice di me. Ha una famiglia dalla quale tornare. Vorrei poter scambiare posto con lui. Lui è molto più fortunato di me. Wow, che strano sogno! Sono grato per la mia vita che ho. Tra un'ora tornerò da mia moglie e dai miei figli. Sono davvero più fortunato del generale. Una stella cadente. Sarebbe così bello vederla da vicino. Vorrei poter volare fuori dal mio corpo fino alla luna. Chissà che bello! No! Che cosa sta succedendo? Sono morto? No! Cosa è successo? Aiuto! Ma chi lo aiuterà? La povera guardia volò su, su e su. Aveva desiderato qualcosa che non avrebbe mai voluto, ma alle galosce della fortuna non importava questo. Alla fine, il suo desiderio si era avverato. Ora era sulla luna. Non riusciva a capire cosa fosse successo. Si schiaffeggiò per svegliarsi dal sogno. La terra ruotava sopra la sua testa come una palla gigante. La guardia era spaventata e preoccupata. Non sarebbe mai più tornato dalla sua famiglia? Si sdraiò lì, sulla luna, e pianse. Ma cosa è successo al corpo della guardia sulla terra? Ciao! Puoi dirmi che ora sono? Oh? Cosa ti è successo? L'uomo chiamò immediatamente il generale e immediatamente portarono la guardia nel vicino ospedale. Lì, sul letto, i dottori erano tutti confusi. Come può un uomo così sano improvvisamente smettere di rispondere? Dovremmo eseguire qualche altro test su di lui. Perché indossa quelle scarpe sul letto d'ospedale? Infermiera, per favore, levale! Dai, lascia che ti aiuti. E lo spirito del guardiano era tornato. Terra, terra! Mia moglie, i miei bambini! Posso tornare da loro! Terra, terra, dolce terra! Almeno è sveglio. Grazie, dottore. Ora me ne vado. Signore, penso che queste appartengano alla guardia. Oh, sì, gliele restituirò. Oh, sono stanca di queste galosce ora. Dobbiamo recuperarle prima che i desideri di qualcun altro si avverino. Bene, il generale deve tenerle da qualche parte. Non possiamo prenderle quando tutti ci guardano. Ciao? Sembri solo triste. Quindi? Che ti importa? Oh, fa freddo. Sei senza scarpe. Vorresti indossare queste scarpe comode e morbide per coprirti i piedi? Bene. Se i miei desideri dovessero essere esauditi, sai cosa vorrei? Vorrei vivere in una casa e vorrei che qualcuno si prendesse cura di me.
Non sai come ci si sente a vivere per strada da soli. Per come sei vestito, probabilmente vivi in una grande casa con una famiglia amorevole. Vivo in una grande casa, ma tutto solo. Capisco i tuoi problemi, ragazzo mio. Ti piacerebbe venire a vivere con me? Non ho un figlio. Alla mia casa potrebbe andare bene per un ragazzino forte che dice quello che pensa. Cosa? Veramente? Sì, certamente. Vieni con me. Posso indossare quelle scarpe? Sono troppo grandi per te. Ti comprerò delle nuove galosce. Ti comprerò anche dei nuovi vestiti. E giocattoli, e caramelle. Ti piacciono le caramelle? Adoro le caramelle! Oh, vedi? Le mie galosce hanno portato fortuna. Sì, certamente. L'unica volta che nessuno le indossava. Non essere troppo orgogliosa di te. Hai mandato un uomo sulla luna. Gli esseri umani non hanno bisogno di queste galosce della fortuna. Tutto ciò di cui hanno bisogno è l'un l'altro.